Museo Egizio di Torino compirà 200 anni. Si tratta di una delle più importanti istituzioni culturali piemontesi, nazionali e non solo. Un museo che è stato capace di rinnovarsi e lavorare in sinergia con il territorio e creare legami con diverse realtà culturali e archeologiche a livello internazionale, compreso proprio l'Egitto. Non è un caso che il museo non abbia istanze di restituzione con i paesi di origine delle opere esposte. In occasione del bicentenario sono state messe in campo diverse iniziative, anche significative, che andranno ad aggiornare l'aspetto architettonico e di fruizione della struttura. Il tutto con la visione di un museo trasparente, inclusivo e permeabile. Il Museo Egizio di Torino è il museo egizio più antico del mondo. Appunto, è stato fondato quando ancora l'Italia non era un paese unificato. Parliamo del Regno di Sardegna, 1824, Carlo Felice, e quindi veramente è tanta storia che corre da quel momento fino ad oggi. E celebrare il bicentenario in questo anno che verrà, il 2024, come dicevo, è, ma non solo per me, credo per Torino, per il Piemonte, che hanno l'onore di ospitare una collezione importante, la seconda al mondo dopo quella del Cairo, credo che celebrarlo nel modo migliore con questo progetto di grande restituzione alla città sia un orgoglio, come dicevo, e una grande responsabilità. Siamo reduci dal grande progetto di rifunzionalizzazione del 2015, quando lo spazio del museo è stato più che raddoppiato, quando il museo è diventato altro da sé, la collezione ovviamente è sempre la stessa, ma il progetto allestitivo è stato completamente rivoluzionato, è arrivato il nuovo direttore Cristian Greco che ha fatto i miracoli qui dentro. E quindi quella è stata la prima grande occasione di cambiare completamente il museo in quanto contenitore. Ovviamente il contenuto è stato allestito in modo diverso ed è stato un grandissimo progetto, forse il più grande progetto italiano di quegli anni, di collaborazione tra pubblico e privato, perché mi piace ricordare che allora i 50 milioni che servirono per riallestire completamente il museo arrivarono 30 dai privati, soci fondatori, e 20 dal pubblico. Oggi stiamo andando più o meno nella stessa direzione. Questo intervento grande di restituzione per il bicentenario ha un investimento di 20 milioni che di nuovo è suddiviso tra i soci fondatori e contributori, sostenitori privati. Quindi ne siamo molto orgogliosi e devo dire che in 9 anni fare 2 operazioni del genere, ci tremano le vene dei polsi. Le novità includeranno una restituzione da parte dell'area del museo, con la piazza interna che sarà aperta a collegare le 2 vie che circondano la struttura, e sarà rinnovato anche il percorso di visita con diversi nuovi percorsi perché i visitatori possano scegliere in base agli interessi. Quello che è interessante di questo progetto è che chiaramente il museo attualmente è in funzione, è aperto, e vogliamo creare una maggiore apertura del museo per poter attrarre le persone all'interno, non soltanto in quanto visitatori ma anche in generale essere aperti affinché le persone possano sperimentare la storia del palazzo, la storia della grande collezione, e per far questo copriremo il cortile, lo renderemo una zona coperta. Adesso è scoperta, quindi ci si passa semplicemente attraverso, invece lo copriremo e diventerà proprio il nuovo centro del museo, in cui metteremo anche un giardino egizio, e poi ci sarà uno spazio per le conferenze simile a questo, però più aperto, diciamo, e quindi per maggiori eventi. Poi da lì si scenderà al piano ipogeo, dove si creerà un grosso spazio immersivo, dove si potrà fare proprio esperienza del contesto dell'Egitto antico, perché il problema di un museo egizio che non è in Egitto è proprio il fatto che uno si perde il contesto, invece così riusciremo a far sperimentare alle persone il paesaggio, il deserto, le persone, i modi in cui si viveva all'epoca, e quindi poter dare anche questa possibilità al prima dell'inizio, diciamo, del viaggio all'interno della visita del museo. Very important to the museum that are attached to the overall project. A questo progetto se ne aggiungono altri, alcuni già avviati, come conferenze, progetti di ricerca e scambio, l'inaugurazione di una nuova galleria che coprirà 600 metri quadri dedicati alla scrittura dell'antico Egitto all'età greco-romana, e un bando da fondi PNRR per un valore di 500.000 euro per la rimozione delle barriere fisico-cognitive. C'è una trasformazione importantissima del Museo Egizio, che è quello della squadra. Vi posso dare un numero che è importante. Nel 2014, quando sono arrivato, c'erano 13 persone, oggi ci sono 75 persone che lavorano al Museo Egizio, quindi il museo che diventa un'istituzione di ricerca dove donne e uomini ogni giorno si interrogano sulla biografia degli oggetti e cercano di ricostruire
la storia della cultura materiale e quindi la nostra storia. Un centro che è diventato un ente di ricerca e nel fare questo che si rende conto che non può assolutamente essere autoreferenziale, ma deve essere in rapporto con le altre istituzioni. 89 memorandum of understanding con istituti di ricerca e di cultura italiani e stranieri. Quindi l'apertura del museo poi è quella di lavorare e stringere una rete con tutti, perché solo collaborando tutti assieme si può camminare verso il futuro. Siamo tornati a scavare in Egitto, abbiamo lo scavo a Saqqara. Collaboriamo con l'Istituto Francese di Archeologia Orientale e quindi a gennaio saremo a scavare anche a Deir el-Medina, e quindi la ricerca che poi suscita nuova curiosità e domande a cui cerchiamo di dare risposta. Sento tutto l'onore e l'onere di essere il direttore che traghetta il museo verso questo importante traguardo, il bicentenario, un fortissimo senso di responsabilità e anche di gratitudine di poter essere, e questo è stato il fatto, di poter essere qui proprio in questo decennio che ci ha portato verso il bicentenario.